Ma benvenuti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends. Oggi giornata storica perché finalmente abbiamo nel gioco, per la primissima volta per l'appunto, un banner dedicato alla DB Saga con personaggio in realtà totalmente limitato. Quindi la prima Legends Limited della DB Saga. Detto questo signori, fin da subito un bel like mi raccomando a questo video, anche per festeggiare ovviamente l'occasione per l'appunto. E vi voglio ricordare che questa sera noi ci vediamo in live, quindi mi raccomando non mancate assolutamente, perché vediamo, continueremo molto probabilmente, immagino, le pull, a meno che non dovessero andare proprio benissimo qui, poi staremo a vedere insomma. E ovviamente nel caso, si spera, giocheremo i personaggi eccetera eccetera. Detto questo andiamo a vedere un secondino il banner. Abbiamo ovviamente solita classica step up Legends Limited, 20% sparking rate, con in questo caso due sparking a corredo. Quindi abbiamo Ottone o Ottavio, come lo volete chiamare insomma, in base ai doppiaggi. Abbiamo anche il maestro Muten Orochi, bellissimo, bellissimo, ripreso dal momento più epico del film probabilmente. E oltre ovviamente la Kamehameha di Goku. E poi abbiamo, signori, proprio lui, la stella Goku Kid di colore viola, ad accompagnare ovviamente un banner che definirei a dir poco pessimo in un certo senso. Oltre ovviamente, vabbè, la presenza di Gohan Beast, ma che comunque avrebbe fatto un pochino il suo tempo all'incirca. Detto questo ragazzi, io direi di lanciarci subito a con le pull. E quindi sì, partiamo subito con la 300. Non piazzo lì il no spoiler eccetera eccetera eccetera. Tanto abbiamo comunque tre nuove unità. In teoria dovrebbero fioccare le Trunks Animation e le Bardock Animation. Speriamo ovviamente di farle fioccare con Goku Kid. Però ci starebbe anche farle fioccare con Goku Kid, Ottone, Muten Roshi eccetera eccetera eccetera. Vediamo. Unica cosa ragazzi, non ci facciamo prendere troppo come fu per Roshi giallo e Goku verde, insomma, l'uscita di Goku Ultra Istinto, dove Roshi è assolutamente il personaggio da avere, fortissimo, impressionante. Non ci facciamo prendere da questo punto di vista anche con le nuove sparking, nel senso. Allora, facciamo così, senza saper né leggere né scrivere, si punta la LF, poi gli altri due si capisce un pochino se effettivamente saranno meglio della LF o molto molto meglio dell'LF o se saranno molto molto peggio. Però proviamoli, diamo qualche giorno, diamo qualche, non dico manco qualche settimana, qualche giorno di testing a tutte le unità, va bene? Per capire un pochino di fronte a cosa ci troviamo davanti. Detto questo, vediamo. Trunks Animation, Bardock Animation, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. Questo è uno dei banner Legends Limited, Step Up, eccetera, eccetera, in cui possono uscire la maggioranza, la maggior parte, insomma, di Bardock Animation in assoluto. Ed è una cosa ottima, tra l'altro, questa qui che è appena successa nella seconda multi, tutto, quindi me la prendo tranquillamente, questa qui, a prescindere da come, da come va, insomma. Perché abbiamo trovato sicuramente uno dei nuovi personaggi. Vediamo chi. Ok, Roshi. Va bene lo stesso, assolutamente, va bene. L'importante è iniziare già a portarci a casa qualche personaggetto nuovo. A me farebbe piacere anche portarmi a casa Ottone a questo punto, in modo da avere comunque tutti, attenzione, in modo da avere, diciamo, un'idea generale, di non dover andare lì a cercare per forza di cose poi dopo una di queste unità. Per esempio, trovato Roshi, magari mettiamo caso, troviamo anche Goku Kid, rimane lì fermo Ottone e uno dice, però cavolo, Ottone è fortissimo. Vorrei trovarli tutti in modo da capire un pochino meglio la situazione. Ovviamente ragazzi, la mia priorità è assolutamente Goku Kid, inutile dirvelo, assolutamente lui. Comunque buona la prima pescata, dai, buona la prima con Roshi, che in realtà, devo dirlo, sulla carta mi sembrava quello lì forse più, stavo dicendo, più indietro rispetto a Ottone e a Goku Kid. Sì, abbiamo trovato un altro Muten Roshi, incredibile. Va bene, sicuramente lo proveremo. Sicuramente lo proveremo. Potevi darmi un'altra Bardock Animation, gioco tranquillamente proprio, con tutta la tranquillità di questo mondo. Quindi, vabbè, vediamo. Un altro? No, va bene. Non un altro Roshi, ma va bene lo stesso. Signori, così, proprio
pronti via, subito Roshi 6 stelle. Quindi quantomeno uno showcase per oggi ce l'abbiamo di sicuro e ce l'abbiamo anche, secondo me, di una bella unità. Staremo a vedere poi come renderà. La Z-Ability è veramente importante, la Z-Ability è veramente bella, quella assolutamente, perché quel 18% di salute è veramente tanta roba. Sia da accostarsi a DB in realtà, sia da accostarsi a Movie, ma è sicuramente tanta roba. Vediamo. Cielo rosso, raga. Chiamano molto le Bardock Animation. Le chiamano molto. Le Bardock Animation, le Trunks Animation. Qui non è uscita, gran peccato. Però abbiamo una Genki. Vediamo. Ovviamente non ci garantisce nulla. Ovviamente stiamo parlando comunque di un'animazione che io definirei a probabilità percentuali. Nel senso, ci sono buone possibilità di beccare roba buona. Ma che è? Oh. Ma che? Ma Legends, possiamo andare anche su Ottone magari a questo punto? Cioè, io ti voglio bene. Per quello che sta accadendo, io preferisco più trovare sti Roshi che non trovare praticamente nulla. Che fare le muti totalmente vuote e inutili. Però, possiamo trovare anche un Ottone magari? Un Goku Kid? Se è possibile. Vabbè, non mi lamento comunque, non mi lamento. Va bene comunque. A me poi calcolate che di solito capita sempre la cosa inversa. Cioè, quando esce un banner Legends Limited più magari la Sparking a corredo, eccetera, io trovo molto più facilmente, in realtà non proprio, va bene, molto più facilmente rispetto all'altro personaggio la Legends Limited che la Sparking, diciamo, a corredo. In sto caso, vabbè, ce ne sono altre due, quindi voglio dire. Vediamo, prossima multi. Vediamo un attimo. E quindi? Quindi un cavolo. Ragazzi, comunque non ce la faccio più con questi capelli, guarda, è veramente clamorosi. Lasciateli per favore, lasciate perdere, che è meglio. Mannaggia, la faccio più. Allora, Capitano Genio, va bene. Comunque avete visto quanti cieli rossi sono usciti da queste animazioni? Mo, vabbè, abbiamo beccato solo una Bardock Animation, però potevamo tranquillamente beccare altre due Bardock Animation, se non vado errato. Oppure un'altra, non mi ricordo. Vabbè, o una o altre due, perché abbiamo trovato comunque Muten Roshi di nuovo. Vediamo, lo troviamo pure qui. No, va bene, abbiamo trovato Gohan Piccolo Assist. A questo punto sarebbe stato meglio Muten Roshi di nuovo. Va detto. E per forza. O no? Citazione di un luminare. Ah, e questa è un po' malvagia. Questa è un po' malvagia come animazione. Cielo verde, una pod. Allora, non... diciamo che... Così. Allora, sapete che vi dico? Lo faccio. Skippata tattica, vabbè. Non l'avessi mai fatto. Ma ho fatto meglio in realtà. Ho fatto assolutamente meglio. Allora, ma sapete che vi dico? Ormai, ragazzi, me ne strafrego altamente di quella situazione di dover andare a fare le 4. Oh, ragazzi, cioè, giusto per risparmiare una multi, veramente. Ma chi se ne frega? Cioè, chi se ne frega? Di arrivare a 15 coin per... Sì, a... No, a 14 per prendere con una multi meno il team. Ma per favore. Alla fine per risparmiare un ticket. Ma lancia il ticket, cioè una multi. Lanciamo il ticket e va bene così. Sì, Goku si lancia con una Kamehameha spaziale. Complimenti Goku, complimenti. Te la potevi risparmiare, frate. Te la potevi proprio che risparmiare, sappilo. Vai, prossima multi. Cielo verde, tre pod, Bardock Animations.
No. Pool dorato Super Saiyan. Nada. Va bene. Allora, io vi avviso, io vi avviso. Se fra poco parte uno starnuto, siete stati avvisati. Mi prude il naso. Basta, ci mostro Goku. Ma che è? Che è successo? È il retap, tipo. Possibile? Possibile, in realtà, possibile. È un movie, quindi. Assolutamente. Madonna. Sta per avvenire, io ve lo dico. Ma che cavolo? Vai! Quando manca l'intrattenimento delle multi, ci mettiamo noi tranquillamente a fare un po' di intrattenimento. Non mi preoccupate. Ecco qui! Dragon Ball Legend, Dragon Ball Legends, cosa combini? Dragon Ball Legends. Bazzuto. Bella Vegeta, grande! Bravo, bravo! Bravo! Bravo Vegeta! GG! Bravo! Vai sempre in Super Saiyan, mi raccomando! Bravo Vegetone, vai così! Vai! Signori, è finita, mi sa, eh? Nel senso... È finito il big moment. Iniziato con Roshi, è finito con Roshi. Vediamo però, questa è importantissima. Signori, mi munisco anche... Guardate qui, guardate che vi porto. E niente. Vabbè. Speranza. Super Saiyan. Brawl Animation. Almeno un 8 Nuts. Così ci abbiamo solo Goku Kid da dover cercare. Praticamente l'unità più importante. Roshi. Pan. Va bene. Va bene. Nel senso, cioè no, va male ma va bene. Ah, mannaggia. Allora, Extreme Freezer. Signori, guardate qui la giocata che vi faccio adesso. Guardate qui. Avete visto che giocata? Avete visto? Io le fiuto proprio, le fiuto. No, in realtà un po' di speranza ce la metto sempre, sono sincero. Un po' di speranzella, ce la piazzo, lì dico, ecco qui, mi faccio la schippata. Occhi, fiuto, cioè vista, fiuto, tutto, tutto. Ma che mi stai dicendo? Mannaggia la miseria, oh ragazzi, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Io vi porto lo showcase di finale definitivo di Roshi. Segnatevelo, Roshi, personaggio peggiore del banner. Personaggio più inutile peggiore del banner. Segnatevelo, per favore. Ve lo potete segnare? Ve lo potete segnare? Che io ho beccato praticamente... quante ne ho beccate? 3 copie, tipo? 3-4 copie del personaggio più inutile del banner? Che risulterà essere il più inutile. Lo potete segnare? Segnatelo. Sicuro risulterà essere il peggiore del banner. Guardate, per tutte le copie che mi ha dato. Sicuro. Poi vediamo. Io spero di no, spero nel contrario, però. Vai! E ancora una volta, banner Legends Limited vuol dire, step up Legends Limited vuol dire no LF proprio. Skippa sta robaccia, signori, la fuori programma. Dai!
Io riesco mica. Mamma mia, proprio. Ma quanto ci ho sperato in una Bardock Animation, no? Vegeta. Vegeta blu. Abbiamo trovato un nuovo PG. Però... però non per forza Goku Kid, assolutamente. X18 non la vedevo da una vita. Non dovrebbe essere lui però. Mannaggia. Ok. Dovrebbe essere uno dei due nuovi. Cioè dei tre nuovi in realtà. Oh no, mica Goku quarto. No, era Goku quarto. Ma Vegeta blu, ma che fa Vegeta blu? Goku quarto. Goku Super Saiyan 4 e le... Madonna. Non ci posso credere, oh, non ci posso credere. Non ci posso credere. Oh, quel Vegeta blu. Ho detto ecco qui, questa è unità nuova. Però in questi banner così non per forza Goku Kid. E invece nemmeno Legends Limited proprio. In generale LF Gamma 1 LF in generale. Goku Super Saiyan 4 LF. Pensa te. Free. Vai. Cavolo. Sì. No, ho provato la skippata, no. 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 Le due totali fuori programma. Le due totali fuori programma. No. Ora vai più da. No. Bulma, la Bulma quella lì che avevo chiamato lo Zenkai ieri. La Bulma che avevo chiamato Zenkai ieri. No. Dai, le ultime due fuori programma erano, dai, poi ho finito. Dai. Broly Animation. C'ha la miseria, Broly, guarda. Broly, io t'acchiamo veramente, guarda, Broly. Bro, no. Maciù. Broly, io guarda, non ti dico. Io non ti dico, Broly. Io non ti dico. Onnipresente nei banner ultra. Onnipresente Broly nei banner ultra. Onnipresente. Nelle Legends Limited o nelle Step Up Legends Limited. Vai in vacanza, Broly. Dice proprio, frate. Piangi. Dice piangi. Piangi. Broly maledetto. Non riesco più a sculana LF in poco relativamente. Ah!
com'era la cosa? Sì! 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 E mo esce fuori Ghiottone, il personaggio migliore del banner. Ed è... non hai pullato il personaggio più forte del banner! Sì! Vamos! Ce l'abbiamo! Mamma mia, raga, non ce la facevo più. È perché c'avevo di nuovo gli incubi. No, di nuovo una LF che mi devo sudare a morte. Mi deve portare allo sfinimento. No, basta. 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 Signori, questa sera ci chiudiamo il giro. Insomma, vediamo un attimo se riusciamo a trovare anche Ottone. Ah, ce l'abbiamo, ce li abbiamo. 2 su 3. Vediamo quello che succederà. È andata bene, dai, tutto sommato. È andata bene. La chiagnuta finale è stata fruttifera, fruttuosa, fruttuante. Ok, ragazzi, ci vediamo questa sera in live. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Dai, ragazzi, buona fortuna anche a voi e a chi continuerà a pullare, ovviamente. Il video è abbastanza ironico, spero si sia visto, quindi qui sotto nei commenti fate quello che volete, scannatevi pure, tanto a me non frega un cavolo, vi dico la verità. Detto questo, ci vediamo questa sera in live, vi aspetto ragazzoli, ciao belli, ciao.